eravamo in una casina lì proprio sopra Alba. E io e lui al mattino andavamo nel cortile della Maddalena dove davano i viveri da mangiare. Che Noi sgamato andavamo col che numero, siamo in tanti, loro ti davano quelle tante razioni. E un giorno i proprietari di questa casina volevano farci i ravioli. Solo ci mancava il formaggio. Allora io e lui siamo andati a fare la spesa, a prendere la roba, e c'era un culo di formaggio, sarà stato 1,5 kg lì sul tavolo, che tagliavano i pezzi per darci. E io avevo il sacco in mano, ho detto lui dai un colpo, lui ha dato un colpo e ho detto nel sacco, ma non siamo riusciti a uscire dal cortile perché si sono accorti, allora ci hanno chiusi in una camera dove c'era un pianoforte, noi suonavamo il pianoforte là. Poi ci è venuto Marolo II a liberarci, è venuto là, gridava nel cortile e ci hanno dato il largo, ha preso il E suo non siamo buoni formaggio. ladri noi, eh? Non siamo buoni ladri. È un episodio quello lì che... Lo so, Barbaresco lì con Caramba, che quando ci ha sparato a quel cane che di notte c'ho ancora le scarpe a Alba, non so più se il calzolaio è ancora vivo, ma avevo le scarpe rotte, l'ho portato a aggiustare e sono state là perché sono dovuto venire via. Sono stato un mese nelle ho Langhe detto con la no, no. neve, con un paio di scarpe proprio di pantofole nella neve. Contro i denti, Andreino. No, siccome quando noi abbiamo perso Alba, il 20, 20, 20, 20 2 2 di novembre, novembre, che perso. piovigionava, una nebbia, tutto così, di corsa di lì dal Piano Bellini, venire fino sulla collina, siamo andati fino a Tre Stelle. A Tre Stelle avevano ammazzato un maiale, adesso lui si presenta lì. Ti ricordi? No. Che siamo scesi sotto, avevano tutta la carne e la salsiccia. Noi era dalla sera prima che non mangiavamo, che non mangiavamo. Abbiamo visto quella salsiccia, quella pasta di carne fai salata e abbiamo finiti, che poi l'indomani siamo stati malissimo perché abbiamo mangiato come tutto. La salsiccia, so che mi ho rubato, avevo 70-80 di salsiccia, ma così è, perché era dalla sera prima che non si mangiava, perché eravamo là. No, il bello era l'accoglienza che ci faceva la gente in Alba, proprio Quando sono non andato in Alba. trovavi, qualsiasi persona, trovavi uomini, donne. Tutti contenti e proprio ti abbracciavano, volevano darci qualche cosa, ma avevano più poco di noi, perché noi un pollo da uno, un vitello dall'altro, e ci cercava anche pomodori verdi nelle vigne, perché certe volte si mangiava anche cena a pomodori o brodo Se di ce n'era. verdura, se ce n'era, ma proprio l'accoglienza che ci faceva la gente, che dopo magari quando l'hanno persa ci maledevano perché avranno passato anche le sue dopo. Allora, le butta, scusa, ecco, lo mutandine ti fai te o lo fai il scapparo? Cosa? Mutandine curte. Che io ho rubato, ho preso a Caramba, il frate, aveva quei telli militari, tipo militare, Sì. lo rubai l'uomo. E siccome era per farsi belli davanti alle ragazze, quando eravamo nelle ville, a Satura, e rubai il telo che era, insomma, facevi due brette. Tre curte, eh? Brecure, coltello, che fra poi quando lui aveva bisogno di prendere il mio di coltello da mettere sopra la paglia per dormire per terra, e non trovavo, e visto i buttandini così, altro di cielo, prima sene, io, chi era? Allora lo scapparo, Ciao, scappare perché e cucciamo, Ternavasi. Comunque lì la cosa Barbaresco si dormiva per terra anche se non c'è nessuno Poi siamo andati una notte a dormire nella villa del professor Prandi, che Alba, professor Prandi allora era numeratissimo, che noi dormivamo nel salone sotto e lui di sopra sentivo che tutti tossivamo e venne giù, ma qui così dice, sono come se è venuto giù con 6 o 7 cose di pastiglie da Cicero, ricordo sempre quella roba lì. Professor Prandi. No, sì. Prandi, Prandi.